www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Buonasera da Misericordia News. Interrompiamo i programmi con questo collegamento per un'edizione straordinaria. Questa sera si conclude un anno di servizio civile prestato presso la Misericordia di Mussomeli dal titolo Una mano amica. Vediamo i quattro volontari selezionati: Maria Lucia Bavado, Maria Vincenza Nicosia, Federico Frangella, Enzo Robello. Tante le emozioni, tante le soddisfazioni. A distanza di un anno vediamo cosa loro pensano del loro servizio. La domanda è appunto questa: per te cos'è stato il servizio civile? Vediamo. È stata un'esperienza bellissima che certamente non dimenticherò mai, e soprattutto perché il progetto che ci è stato affidato ci ha permesso di tendere la mano alle persone più deboli e più bisognose, e mi ha fatto capire qual è il vero senso del volontariato, cioè aiutare il prossimo. Inoltre io sono contenta perché al termine di ogni servizio che facevamo l'ammalato ci dava un sorriso e ci diceva un grazie, ed è questo che ci ha fatto andare avanti. Prestare servizio civile alla Misericordia è stata un'esperienza positiva che ricorderò per sempre. E lascio dentro di me due emozioni contrastanti. Una è la felicità per aver preso parte a questo progetto, per essere stata selezionata e per aver fatto questa esperienza. La tristezza è che ormai il mio anno di servizio civile è finito. Però ho la consapevolezza che sicuramente non terminerà qua la mia avventura del volontariato, perché ho proprio la voglia e il desiderio di andare avanti in questo campo, perché ho scoperto, grazie al servizio civile, una nuova me, una persona che credevo non esistesse, una persona che si mette a disposizione degli altri e che si arricchisce grazie a questo. Allora, per me il servizio civile svolto alla Misericordia è stato un'esperienza unica e ripetibile, purtroppo. È meravigliosa perché ho conosciuto altri volontari come me, dotati di grande forza di volontà per andare avanti, e siamo andati anche d'accordo molto. Ci siamo venuti all'incontro l'uno con l'altro. Quindi ho capito ora che fare servizio civile non significa soltanto inserirsi in un nuovo contesto dove abbiamo incontrato delle persone con particolari problematiche, ma è servito soprattutto a noi stessi per arricchirci dentro. Abbiamo intrapreso infatti un percorso di crescita personale che man mano si è evoluto, e quindi abbiamo capito che per gli altri siamo delle persone importanti, e questo ci ha reso veramente importanti anche noi. Il servizio civile è stata un'opportunità per crescere, per aiutare i bisognosi pure, e è stata anche un'opportunità per la faccia nel mondo del lavoro. Eccoci di nuovo in studio. Dopo le loro dichiarazioni passiamo in rassegna alcuni importanti momenti della loro esperienza. Può partire il servizio. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla
si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Che è stupendo restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai. Bentornati in studio, abbiamo in collegamento adesso i quattro ragazzi, quindi poniamo a loro qualche domanda. Regia, siamo pronti col collegamento? Va benissimo, grazie. Allora abbiamo in collegamento Maria Lucia. Maria Lucia, cos'è cambiato per te grazie al servizio civile? Allora, quest'anno mi ha fatto crescere e mi arricchito interiormente. Io all'inizio, quando ho saputo che sono andata al servizio civile, avevo tanta paura ad affrontare tutte le difficoltà che la vita ci metteva davanti. Però grazie a delle persone speciali e grazie all'aiuto di persone esperte sono riuscita a superare magari le paure e le ansie che avevo prima. Adesso mi sento una persona più forte e coraggiosa e penso che tutta questa esperienza mi servirà per un futuro nella mia vita. Grazie Maria Lucia. Adesso passiamo a Enza. Cosa vuol dire per te essere un volontario, Enza? Allora, per me essere volontario significa essere dono per gli altri, cioè offrirsi agli altri, alle persone più bisognose, anche perché ci fa assaporare il vero senso della pienezza della nostra vita. Cioè, come diceva appunto Gesù, la pienezza della vita si raggiunge donandosi agli altri, mettendoci, camminando insieme accanto agli altri, gratuitamente e per amore. Grazie Enza, adesso passiamo a Federico. Federico, cosa cambieresti in quest'anno trascorso? Non cambierei nulla di quest'anno in servizio civile perché è stata un'esperienza bellissima, ho conosciuto quattro colleghi fantastiche. Ora che sto concludendo mi dispiace perché sta finendo tutto. Grazie Federico, adesso passiamo a Maria Vincenza. Maria Vincenza, qual è stato il rapporto con i tuoi colleghi, con i volontari e con il tuo orto? Il rapporto con i miei colleghi è stato ottimo e credo che ormai non li consideri più dei semplici colleghi, ma dei veri e propri amici. Sono felice del regalo che mi ha fatto la vita, facendomi incontrare queste persone. E certamente continuerò a frequentarli anche fuori da questo contesto. Inoltre voglio ringraziare l'ORP, Enzo La Greca, perché è stata una persona speciale, una persona comprensiva che ci ha sempre aiutato. Con noi non si è posto mai in un rapporto di, come dire, di dominio, non si è posto mai superiore a noi, ma ci ha sempre trattato alla pari ed è stato un amico
con la sua esperienza ci aiuta a crescere e a portare questo progetto avanti sempre nel miglior modo possibile. Grazie per Vincenza. Dopo aver ascoltato le loro testimonianze, chiudiamo questo collegamento straordinario con una lettera scritta a quattro mani dai ragazzi del Servizio Civile. Ringraziandovi per l'ascolto, Misericordia News vi augura una buona continuazione di serata. Sarà nostra cura comunque informarvi se ci saranno ulteriori sviluppi. Arrivederci. Cari amici, eccoci giunti alla fine del nostro percorso. Tante le soddisfazioni, tante le sofferenze, tante le incomprensioni, ma ancora di più sono stati i momenti felici passati insieme, che porteremo per sempre nel nostro cuore. Sembra ieri il giorno in cui siamo stati convocati e noi, titubanti, ci recammo in sede senza sapere cosa ci aspettava. Lì, per la prima volta, ci guardammo negli occhi. Lì abbiamo appreso che eravamo noi, sì, proprio noi, i quattro idonei selezionati per il servizio civile. Era tanta l'emozione dentro di noi. Eravamo entusiasti, ma nello stesso tempo la preoccupazione per quello che ci aspettava non era poca. Pian piano abbiamo iniziato a conoscerci e da semplici colleghi siamo diventati grandi amici. Le esperienze fatte durante l'anno sono state varie e tutte, nel bene o nel male, ci hanno fatto capire il vero senso del volontariato, che può essere racchiuso in un'unica frase: amore verso il prossimo. Quest'anno ci ha arricchito e fatto crescere. Ha risvegliato in ognuno di noi la parte più bella del nostro cuore, quella che ha voglia di superare il materialismo e la superficialità propria di quest'epoca, riportando a galla i veri valori della vita. Sono le piccole cose che avvicinano le persone, piccole semplici cose, piene di emozioni che danno alla vita sapori e colori nuovi, che regalano un nuovo senso alla vita. Le persone vengono sempre nella tua vita per una ragione, per una stagione o per tutta la vita. Ma sono le persone speciali a rendere i momenti speciali. Grazie, Olp. Grazie perché ci hai sempre sostenuto. Grazie perché ci hai sempre sopportato. Grazie perché hai creduto in noi. Ci hai dato subito fiducia. Ed è grazie a tutto questo che abbiamo maturato un nuovo modo di vivere. Grazie, signor Pennica, per la calda atmosfera di amicizia e di collaborazione che ha agevolato e reso più lieto il nostro percorso. Grazie, governatore, per l'attenzione che ripone nelle piccole cose, che con il suo affettuoso rimproverarci ci ha fatto razionalizzare le cose. Grazie, formatori, per averci trasmesso il vostro sapere e la vostra esperienza. Grazie, miti comici, che con il tuo fraterno affetto ci hai consigliato, aiutato in tutte le difficoltà che abbiamo incontrato durante questo cammino. Rimarrai per noi un grande amico. È doveroso ricordare chi in quest'anno ci ha lasciato: il professore Angelo Barba e il padre correttore Don Diego Di Vincenzo, per aver impresso un segno marcato a fuoco nel nostro cuore. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere persone talmente belle da stravolgere totalmente il nostro concetto di bellezza. Non sappiamo cosa nella vita ci attende, quale sia il nostro futuro. Ma ciò che è noto è che il nostro impegno continua, anzi, continuerà meglio dell'anno di formazione trascorsa. Vorremmo ancora dirvi tante cose per descrivervi al meglio quello provato durante quest'anno, ma non riusciamo a trovare le parole. Beh, come si dice, le cose più importanti sono le più difficili da dire, perché le parole le rimpiccioliscono. Il nostro quindi non è un addio, ma un arrivederci.
Con questo vi salutiamo e speriamo che questa lettera vi rimarrà nel cuore e speriamo soprattutto che vi ricorderete sempre di noi, perché noi lo faremo, non vi dimenticheremo mai. I vostri Maria Vincenza, Maria Lucia, Enza, Federico.